Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero». Parola del Signore. In questo Vangelo, il Vangelo di oggi, c'è come una preghiera che sgorga dal cuore di Cristo. È come se Gesù, a un certo punto, contemplando come andavano le cose, diremmo, cioè chi lo seguiva, chi erano quelli che avevano accolto il suo annuncio. Erano i piccoli, erano i poveri, erano gli ultimi della società, non le persone importanti, anche se poi qualche personaggio importante c'era fra i discepoli di Gesù, ma la maggior parte era tutta gente povera, gente semplice. Allora Gesù, come dire, esplode dal cuore in questa preghiera: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto le cose del regno dei cieli ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli». I piccoli non sono i bambini esattamente nel Vangelo di Matteo, i piccoli sono le persone, diciamo, che arrivano per ultime nella fede, quelli che sono più semplici, quelli che sono più poveri, quelli che non hanno grandi lauree, che non hanno grandi mezzi. Ecco, e dice Gesù proprio a queste persone che hanno il cuore semplice: «Tu hai rivelato, o Padre, i misteri del regno dei cieli». E poi, diciamo, è proprio, ci dice una parola molto adatta anche a questo tempo d'estivo. Speriamo sia anche un tempo un po' di riposo, un po' di vacanza, un po' di relax per tutti. Gesù dice: «Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi». Certo, qui non è solo questione di vacanza o di relax, è che noi troviamo pace solo nel cuore di Cristo. «Io vi darò ristoro». «Prendete il mio giogo sopra di voi» vuol dire... Prendere il giogo era un'immagine ebraica per indicare la Torah, la legge di Dio. Quindi è come se dicesse: «Seguite il mio comandamento, la mia legge, e imparate da me, che sono mite e umile di cuore». Ecco, abbiamo tanto da imparare dal cuore di Cristo, ma soprattutto abbiamo da rifugiarci nel cuore di Cristo. Come dicevano i mistici medievali: «Nascondimi, Signore, dentro le tue piaghe, dentro la piaga del tuo costato, dentro il tuo cuore, perché io impari a essere mite e umile di cuore come te, perché io abbia anch'io un cuore semplice per accogliere il Vangelo, non un cuore complicato, non un cuore affannato, preoccupato, angosciato, ma un cuore semplice che si affida al Padre, che si mette nelle mani del Padre». Ecco, come dicevano i nostri nonni, devoti al Sacro Cuore di Gesù: «Donaci, Signore, un cuore simile al tuo». È il dono che glielo chiediamo anche in questo tempo estivo.